Riccardo Vaccaro, benvenuto. Buongiorno a tutti. Di cosa si occupa il Comitato I Discoli del Sinarca? Il Comitato Ambientalista I Discoli del Sinarca è nato a Guglionesi ad aprile dello scorso anno. Ci stiamo occupando della vicenda relativa alla realizzazione del gasdotto Larino-Chieti e del centro di stoccaggio che dovrebbe sorgere in zona Sinarca. I comuni molisani interessati dall'opera sono 7, vale a dire Larino, Guglionesi, Monte Cilfone, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna e Mafalda. Le criticità legate alla realizzazione di quest'opera sono diverse. I territori interessati sono caratterizzati da un elevato rischio sismico e idrogeologico. Basti pensare che alcuni comuni del Basso Morise ad agosto dello scorso anno sono stati colpiti da diversi eventi sismici. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha accertato l'attivazione di una faglia localizzata tra i comuni di Guglionesi e Monte Cilfone. Il gasdotto Larino-Chieti attraverserà inoltre 19 comuni abruzzesi, 8 siti di interesse comunitario per la flora e la fauna, l'area archeologica di Montenero di Bisaccia e il bosco Corundoli di Monte Cilfone. In questo momento ci troviamo nella Valle del Sinarca. Cos'è che sta accadendo in questo territorio? Nei prossimi anni il Sinarca dovrebbe ospitare un centro di stoccaggio, un'opera collegata al gasdotto Larino-Chieti, nonostante SGI dichiari il contrario. I comuni interessati sono 4, vale a dire Guglionesi, Monte Cilfone, Palata e Montenero di Bisaccia. Il progetto prevede l'ampliamento dei 2 pozzi che si trovano in zona Sinarca e la realizzazione di altri 8 pozzi per un totale di 10. L'attività di stoccaggio, come dimostrano diversi studi scientifici, alcuni dei quali autorevolissimi, dimostrano che l'attività di stoccaggio può generare terremoti anche di magnitudo elevata. Inoltre, lungo tutta la filiera, dall'estrazione al trasporto, si registrano consistenti perdite di metano. Ricordo che il metano, come dimostrano degli studi recentissimi, è un pericolosissimo gas serra. Inoltre, a parità di emissioni, è 84 volte più potente dell'anidride carbonica. Ma il Sinarca è in grado di ospitare un impianto del genere? Assolutamente no, il Sinarca è una delle zone più problematiche della nostra regione, caratterizzato da un elevato rischio idrogeologico. Basti pensare che il 100% dei comuni molisani è a rischio di dissesto idrogeologico. L'impianto che dovrebbe sorgere in zona Sinarca sarà a rischio di incidente rilevante poiché avrà una capacità di immagazzinamento di circa 300 milioni di metri cubi di gas in base a quanto previsto dalla direttiva comunitaria Seveso. Questa zona non è assolutamente in grado di ospitare un impianto del genere. Avrebbe bisogno di una sola grande opera, vale a dire la messa in sicurezza. Ci troviamo nel bosco Corundoli di Monte Cilfone. Diamo il benvenuto ad Eliano De Luca. Salve a tutti, buongiorno, benvenuti a Monte Cilfone. Eliano, a livello tecnico, dov'è che passerà il gasdotto Larino-Chieti nel bosco Corundoli? Allora, diciamo che a Monte Cilfone, il territorio di Monte Cilfone è interessato per circa 7 km da questo gasdotto. In particolare il bosco di Monte Cilfone, ovvero il bosco Corundoli, è interessato per circa un chilometro e mezzo
Diciamo che sarà interessato dall'attraversamento di un precedente gasdotto, quindi diciamo che principalmente il gasdotto Larino Chieti attraverserà il percorso già, cioè il percorso precedente del precedente metanodotto San Salvo-Biccari. Come potete vedere da questa immagine, situata all'interno del bosco, questo è il percorso del precedente metanodotto, situato all'interno del bosco principalmente. E parte dalla Spea, che è una grotta tipica, del comune di Montecilfone, fino al cimitero. Diciamo che questo è un tratto dove sono stati già tagliati alcuni alberi, dove circa 40 anni fa è stato posizionato questo metanodotto, e ora, dopo 40 anni, continua lo scempio all'interno di questo bosco, che è un patrimonio, diciamo, dell'intera regione e non solo. Riccardo, e vuole aggiungere qualcosa riguardo il gasdotto del Bosco Corundoli? Sì, il Bosco Corundoli, è uno dei siti naturali più importanti della nostra regione. Ospita alcune specie di uccello come il nibbio reale, il nibbio bianco e la monachella. Difatti è classificato come zona di protezione speciale e zone di protezione speciale sono aree dove sostano e si riproducono gli uccelli migratori. I lavori per la realizzazione del gasdotto Larino Chieti saranno particolarmente invasivi. Una volta terminati, sarà particolarmente difficile ripristinare questa area. Inoltre, i lavori comporteranno l'espianto di un numero consistente di alberi e di piante di pregio. Eliano, e qual è la posizione del comune di Montecilfone riguardo la realizzazione del gasdotto? Allora, il comune di Montecilfone nel 2017 ha dato parere favorevole alla realizzazione dell'opera. Nel 2018, invece, il 1° dicembre 2018, con la delibera numero 23 ha approvato l'attraversamento del bosco comunale. Diciamo che la maggioranza è stata ad unisono, ha votato a favore, e quindi i lavori inizieranno principalmente intorno agli inizi di marzo, più o meno. E quindi noi stiamo facendo modo e maniera per salvare, insomma, il bosco da questa inutile opera. Consiglio Comunale di Montecilfone lo scorso 1° dicembre ha autorizzato l'attraversamento del bosco Corundoli, nonostante il progetto non sia stato sottoposto a valutazione di incidenza ambientale. Pertanto risulta violata la direttiva comunitaria Habitat. È uno dei motivi che ha spinto diverse associazioni e comitati di Abruzzo e Molise a proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento del decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 25 giugno ha autorizzato la realizzazione dell'opera. Benvenuto al presidente della Protezione Civile Emilia De Angelis. Buongiorno a tutti. Qual è la posizione della Protezione Civile riguardo alla realizzazione del gasdotto del Bosco Corundoli? Noi ovviamente non siamo a favore di questo, anche perché la riteniamo un'opera nociva per il paese, per l'habitat e per tutto quanto. E la realizzazione del gasdotto si potrebbe ripercuotere sull'economia locale? Assolutamente sì, secondo me e secondo la gran parte delle persone di Montecilfone. A nome del Comitato Ediscoli del Sinarca ringrazio il Presidente dell'Associazione di Protezione Civile di Montecilfone, Emilia De Angelis. Da qualche giorno abbiamo iniziato la raccolta firme per scongiurare che il bosco Corundoli venga devastato dai lavori per la realizzazione del gasdotto Larino Chieti. Colgo l'occasione inoltre per ringraziare la Proloco, l'Associazione San Giorgio Martire di Filadelfia e tutte le persone che ci stanno aiutando nella raccolta firme. Siamo nella parte nord del bosco, alla nostra destra c'è Montecilfone,
qui possiamo notare il campo sportivo e tra noi e il campo sportivo possiamo analizzare i paletti del vecchio metanodotto, il San Salvo Biccari. E quindi possiamo dire che il nuovo metanodotto attraverserà esattamente lo stesso percorso e ci sarà una nuova spaccatura all'interno del bosco. Infatti, a distanza di 40 anni, con il San Salvo Biccari, è stata devastata una buona parte del bosco Corundoli. Si parla di circa sempre 8-9 metri di larghezza all'interno del bosco. Mentre invece per il Larino Chieti la larghezza sarà aumentata e sarà di 14 metri, quindi noi noteremo praticamente una pista di atterraggio all'interno del bosco. Federico Mascilongo, Eliano De Luca, Riccardo Vaccaro, Bosco Corundoli di Montecilfone, per il momento è tutto, un saluto, a presto. Ringrazio il direttore di Termo Rewild, Ezio Varrasi, e tutta la sua squadra per l'ottimo lavoro svolto. Il comitato I Discoli del Sinarca farà di tutto per impedire che il bosco Corundoli di Montecilfone venga devastato dai lavori per la realizzazione del gasdotto Larino Chieti. L'unica lotta che si perde è quella che non si combatte. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni e tutte le persone che ci stanno aiutando in questa battaglia, soprattutto le associazioni di Montecilfone che si sono prestate sin da subito alla battaglia. In particolare, come abbiamo già detto, la Protezione Civile di Montecilfone, la Proloco Montecilfone, l'Associazione San Giorgio Martire di Filadelfia, il consigliere Gissi di Minoranza e tutte le persone che ci stanno dando veramente una mano con la petizione, perché ricordiamo stiamo girando il paese e non solo per salvare appunto il Bosco Corundoli attraverso una petizione, per chiedere la revoca della delibera numero 23 con la quale il comune di Montecilfone ha autorizzato l'attraversamento del bosco. Ringrazio tutti, arrivederci.